Siamo alla vigilia della notte più lunga della Pallacanestro Crema, allora occasione per passare per la prima volta il primo turno in Serie B, ovviamente non sarà facile, Piombino ha vinto tutte le partite in casa tranne tre, squadra difficile abbiamo già visto domenica, quali sono le condizioni della tua squadra? Ma noi arriviamo alla partita di domenica, da domenica con Del Sorbo che è acciaccato e oggi salterà l'allenamento perché ha un pochino di febbre, domani comunque dovrebbe essere della trasferta e verificheremo sul campo le condizioni. Molteni sarà ancora fuori, così come Benzi che completano la squadra e direi che per il resto ci siamo tutti. È chiaro che è una partita difficile contro una squadra molto forte che, come ha dimostrato sul campo, ha una fisicità, un atletismo e anche una rotazione molto alta. Grazie. Con Luca Del Gregorio cominciamo a giocare invece basket golfo Piombino Pallacanestro Crema. Allora, una squadra fisica e lunga, come l'ha definita subito coach Salieri, una squadra che ha difeso molto bene come abbiamo visto domenica. Sì, assolutamente una squadra solida, quadrata, con caratteristiche diverse dalle nostre, sicuramente più fisica nel reparto interni, ma una squadra assolutamente che non disdegna di correre, soprattutto in casa, con gli esterni, soprattutto Procacci, Giardella, Pedroni e Fontana, uno dei primi terminali offensivi. In casa cercano molto, sicuramente una difesa arcigna, ostica, molto organizzata e tattica come abbiamo visto in gara 1, e per cercare di correre tutto campo e avere dei canestri facili, e sicuramente anche loro, uno dei loro primi obiettivi sarà fare qualche canestro in più rispetto a gara 1. Ecco, gara 1 dove il tiro da 3 è andato male per entrambe le squadre, anche per merito di due grandissime difese. Piombino in casa segna di media 77 punti a partita. Basterà ripetere la prestazione difensiva straordinaria di domenica o bisognerà pensare anche a qualcos'altro? Ma sicuramente si può limitare comunque qualche piccolo errore che ci può essere stato in gara 1, come è naturale che sia, soprattutto sicuramente focalizzarci sul fatto di effettuare un'ottima transizione difensiva e fermare subito la palla senza far prendere ritmo ai loro attaccanti tutto campo, appunto. Potremmo sicuramente fare qualche ulteriore adeguamento tattico di scelte sui loro giochi, ma più o meno rimarremo sempre comunque nelle nostre regole senza snaturare quella che è la nostra natura, perdonatemi la ripetizione. Grazie. Prego.